All'ottantesimo crolla il fortino del Pineto con questa rete di Zilli, classe 2002, in prestito dal Pisa ex Cosenza. Il colpo di testa, nulla da fare per il portiere Tonti, l'esultanza appunto di Zilli, terzo gol in questo campionato arrivato a gennaio, e poi il raddoppio subito dopo di Valentini all'83esimo, per essere ancora più precisi, l'argentino Nahuel Valentini, classe 1988, tanti trascorsi in Serie B, soprattutto alla Spezia, e c'è questa rete proprio all'altezza dell'area piccola con la difesa del Pineto a dir poco distratta, e dunque il Pineto perde la penultima di questo campionato sul campo della Spal, in grande ripresa da quando è tornato sulla panchina Domenico Di Carlo. Per il Pineto è la quarta sconfitta della gestione Beni, questo il bilancio dell'allenatore subentrato a Daniele Amaulo: 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Tra l'altro, nel girone di ritorno il Pineto ha vinto soltanto una volta in casa al Mariani Pavone, lo scorso 18 febbraio, 1-0, un'autorete di Bianchimano contro l'Olbia, ultima in classifica, da oggi retrocessa ufficialmente nel campionato di Serie D.